Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi all'interno di questo video vorrei spiegarvi un attimino quelli che sono i migliori metodi, secondo me, che potete utilizzare per andare a creare o ad inserire uno slider all'interno del vostro sito WordPress. Inizierò intanto all'interno del video, diciamo, andandovi ad indicare degli accorgimenti che dovete fare attenzione quando andate a creare degli slider. E poi vi andrò a consigliare anche alcuni plugin che vi consiglio di utilizzare per appunto andarli a creare. Se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video, io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di Assistenza WordPress, ovvero un sito web dove io e il mio team aiutiamo soprattutto aziende e professionisti a creare il loro sito web e a posizionarsi online. Direi di partire subito con il video perché ho diverse cose da dirvi. Allora ragazzi, per prima cosa volevo definire un attimino che cos'è uno slider, perché non tutti insomma lo sanno. In sostanza lo slider non è altro che l'immagine di solito che si vede in grande, quindi sulla diciamo testata del sito web, quando appunto si visita una pagina di un sito. Di solito si trova lo slider in home page perché all'interno dello slider di solito si vanno ad evidenziare diciamo i punti forti del sito in questione. Come ad esempio si vanno a mettere in evidenza i servizi offerti all'interno del sito, oppure si va semplicemente a dire ai visitatori che cosa possono aspettarsi dal sito che stanno visitando. Quindi in sostanza uno slider non è altro che un'immagine o un insieme di immagini, a dire il vero potete anche andare ad inserire dei video all'interno dello slider, che scorrono praticamente dopo un certo periodo di tempo, che naturalmente potete andare a definire voi. Mi raccomando ragazzi che se questo tipo di video vi piacciono, lasciatemi come minimo un bel mi piace sotto questo video, così mi aiutate insomma a raggiungere sempre più persone con il mio canale. E naturalmente se siete interessati iscrivetevi al canale, perché carico video come questi ogni singola settimana, che sono sicuro vi possono tornare di aiuto con il vostro sito WordPress. Ora, prima di farvi vedere un attimo i plugin che vi consiglio di utilizzare per creare appunto uno slider per il vostro sito web, voglio condividere con voi tre accorgimenti che vi consiglio di fare massima attenzione quando andate a creare uno slider per il vostro sito web. Allora, il primo accorgimento, che è diciamo l'accorgimento più importante di tutti, è quello di andare a caricare delle immagini o dei video che siano diciamo non troppo pesanti. Perché il problema principale di questi slider è che si vanno ad inserire diciamo molte immagini all'interno dello slider e poi il sito web si carica molto molto lentamente e questo è assolutamente da evitare. Infatti mi raccomando, andate a caricare solo immagini che non siano troppo pesanti. Se non sapete come ottimizzare le immagini per il vostro sito web, semplicemente andate sul mio canale di YouTube, quindi Assistenza WordPress, e cercate appunto come ottimizzare immagini per WordPress. Sono sicuro troverete subito il mio video dove vi spiego proprio passo passo come potete fare per ottimizzare al massimo le immagini da caricare sul vostro sito. Il secondo accorgimento, sempre collegato al primo, è che non dovete andare ad inserire troppe immagini all'interno dello slider. Questo non solo per far sì insomma che il sito si carichi più velocemente, ma oltre a questo, quando una persona, se ci pensate, visita il vostro sito web, non sta naturalmente lì ad aspettare, diciamo, 10-20 secondi per guardarsi le slide che sono magari all'interno dell'home page del vostro sito, giusto? Infatti di solito si va ad inserire un tempo che varia dai 3 ai 5 secondi per quanto riguarda la transizione da un'immagine all'altra. Questo perché naturalmente il visitatore non sta lì ad aspettare a vedersi tutte le immagini che scorrono sulla vostra home page e questo naturalmente è del tutto normale. Quindi mi raccomando, io consiglio sempre di caricare dalle 3 alle 5 massimo immagini all'interno di uno slider. Diciamo che il numero perfetto secondo me sono 3 immagini oppure un singolo video. Infatti se dovete caricare un video semplicemente caricate un singolo video. Mi raccomando che è molto importante. Il terzo accorgimento, sempre molto importante, è che dovete andare
andare ad inserire molto contrasto all'interno del vostro slider, o meglio all'interno delle immagini che andate ad inserire all'interno dello slider. Questo perché naturalmente se una persona visita il vostro sito web da un desktop oppure da un dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet, naturalmente deve poter leggere in modo chiaro, insomma, il testo che avete inserito all'interno del vostro slider. Perché ovviamente la cosa più importante all'interno di uno slider, certo, si può andare ad aggiungere naturalmente un'immagine che va a catturare, diciamo, l'attenzione del visitatore, ma poi naturalmente la cosa più importante è la call to action, giusto? Ovvero il testo che andate ad inserire all'interno della vostra immagine e magari anche il pulsante che andate a collegarci sotto. Mi raccomando che questa cosa è molto importante. Quindi mi raccomando, andate ad inserire molto contrasto all'interno delle vostre slide e mi raccomando che il testo e la call to action sia ben visibile su tutti i dispositivi. Mi raccomando, importantissimo. Benissimo ragazzi, adesso che vi ho spiegato insomma che cos'è uno slider e vi ho detto insomma quali sono i 3 accorgimenti a cui dovete fare attenzione quando li andate a creare, adesso passiamo sul mio PC così vi faccio vedere, diciamo, i plugin che vi consiglio di utilizzare per andare a creare uno slider all'interno del vostro sito. Allora ragazzi, all'interno di questo video vi andrò a consigliare sostanzialmente 3 plugin che potete utilizzare per andare a creare uno slider per il vostro sito WordPress. In sostanza sono 2 plugin gratuiti più uno a pagamento, che secondo me insomma è il migliore che potete utilizzare. Comunque però prima volevo fare una piccola precisazione, perché diciamo che se avete acquistato un tema molto professionale per realizzare il vostro sito web o se state utilizzando un editor visuale, diciamo, molto professionale sul vostro sito, come ad esempio l'editor visuale del tema Divi oppure Elementor, diciamo, nella versione Pro, ecco, questi temi professionali o editor, insomma, molto professionali, vi permettono già di andare a creare uno slider all'interno del vostro sito web. Quindi non è assolutamente necessario che andate ad acquistare un plugin aggiuntivo, almeno se non avete, diciamo, esigenze specifiche. Perché se volete andare a realizzare uno slider con diversi effetti, diciamo, molto professionali all'interno del vostro slider, ebbene dovete per forza di cose andare ad acquistare il terzo plugin che vi consiglierò all'interno di questo video. Perché naturalmente è un plugin che è stato realizzato appositamente per realizzare degli slider molto molto professionali. Più professionali insomma di quelli che vi mettono a disposizione i temi e magari Elementor Pro oppure l'editor visuale di Divi. Ad ogni modo, scusatemi se mi sono dilungato un po' troppo, comunque il primo plugin completamente gratuito che vi consiglio di provare è proprio questo qui, ovvero Meta Slider. MetaSlider, che potete tranquillamente andare a vedervi insomma il plugin su metaslider.com, qui ci sono vari esempi, se vado su examples, e qui potete vedere insomma che cosa vi permette di fare questo plugin in modo completamente gratuito. Ok, quindi naturalmente questo è quello che vi permette di fare il plugin. Se volete potete tranquillamente cliccare su queste immagini per andarvi a vedere insomma gli slider a schermo intero. Naturalmente io vi consiglio tranquillamente di andare ad installare Meta Slider sul vostro sito web, perché è disponibile in modo completamente gratuito, e di provarlo e di vedere insomma se è abbastanza per quello che volete andare a realizzare. Per andarlo ad installare semplicemente dal pannello di amministrazione di WordPress andate a cercare Meta Slider e lo dovrete trovare immediatamente. Ad ogni modo qui siamo sui database dei plugin su wordpress.org. Come vedete, cercando semplicemente Slider, ecco qui insomma che il plugin appare subito qui in alto. Questo per quanto riguarda il primo plugin, ovvero Meta Slider. Il secondo plugin invece è questo qui che vedete sulla sinistra, ovvero Smart Slider 3, che in sostanza l'home page del plugin è questo sito web, ovvero smartslider3.com. Lo potete andare a visitare così vedete un po' una panoramica di quello che vi permette di fare questo plugin. È un plugin, diciamo, più potente rispetto a Meta Slider. Questo plugin è disponibile in modo completamente gratuito, ma ha anche una versione a pagamento. Infatti se andate qui su Buy Now, vedete insomma che questi sono i piani che vi mette a disposizione.
Comunque potete vedere quello che vi permette di fare semplicemente andando qui su Futures, e queste sono tutte le funzionalità che vi mette a disposizione il plugin appunto quando lo andrete ad installare sul vostro sito. Come vedete, certe funzionalità sono disponibili solo con la versione Pro, ovvero quella a pagamento, mentre tutte le altre funzionalità le potete utilizzare in modo tranquillamente gratuito. Che, come vedete, insomma, vi mettono a disposizione davvero molte molte funzionalità in modo completamente gratuito. Il terzo e ultimo plugin che sinceramente io vi consiglio di utilizzare solo se dovete andare a realizzare insomma uno slider molto professionale è il plugin che si chiama Slider Revolution. Infatti questo plugin è stato sviluppato insomma da diversi anni, naturalmente gli sviluppatori lo tengono sempre aggiornato e a dire il vero continuano ad aggiungerci delle funzionalità. Diciamo che questo plugin è il plugin più completo in assoluto che potete utilizzare per andare a realizzare degli slider altamente professionali all'interno del vostro sito web. Infatti attualmente, come vedete, sono all'interno della pagina Templates e qui potete vedere tutti gli slider con i vari effetti insomma che potete andare a creare anche voi all'interno del vostro sito. Ad esempio, giusto per farvi vedere insomma la professionalità di questo plugin, vado ad aprirmi qualche slider qui sul mio browser. Ad esempio vediamo il primo e vedete qui come si presenta lo slider. Come vedete insomma è realizzato davvero molto molto in modo professionale e come vedete ha diversi effetti insomma all'interno dello slider. Questi naturalmente sono solo alcuni effetti che potete andare a creare con Slider Revolution, che comunque ragazzi vi lascio il link di questi plugin qui sotto in descrizione. Questo è un esempio. Se andiamo sul secondo esempio, vediamo un attimo, eccolo qua, come vedete insomma degli effetti davvero molto molto professionali che ovviamente con gli altri due plugin che vi ho consigliato prima non potete andare a realizzare, e tantomeno insomma con Elementor Pro oppure l'editor visuale del tema Divi. Questo perché ovviamente questo plugin è stato realizzato specificatamente per realizzare insomma slider altamente professionali. Andiamo a vedere il terzo esempio, così vi faccio vedere, eccolo qua. Come vedete insomma uno slider super super professionale. Ovviamente potete andare a vedere tutti gli esempi, come vi ho detto prima, qui su Templates. Quindi andate all'interno del sito degli sviluppatori, che come detto vi lascio il link qui sotto in descrizione, e qui potete vedere insomma tutti gli effetti e gli slider che potete andare a creare all'interno del vostro sito. Ve ne faccio vedere un attimo un altro, giusto per farvi vedere insomma. Ecco qua insomma, molto molto professionale. Quindi ragazzi, se volete andare a realizzarvi uno slider molto professionale, mi raccomando di andare ad utilizzare Slider Revolution. Se non sbaglio costa sui $40 su ThemeForest, che comunque vi lascio il link in descrizione, quindi non costa davvero tantissimo, anzi, anche perché acquistate la licenza una volta e poi siete a posto per sempre. Oppure andate semplicemente ad utilizzare uno dei due plugin che vi ho consigliato prima all'interno del video, quindi i due plugin gratuiti. Oppure ancora, se avete acquistato insomma Elementor Pro oppure se state utilizzando un editor visuale che vi permette di andare ad inserire uno slider semplice, andate semplicemente ad utilizzare l'editor visuale che vi mette a disposizione il vostro tema. Mi raccomando che se il vostro tema vi permette di inserire degli slider, non andate ad installare il plugin gratuito, perché naturalmente questo va solo ad appesantire insomma il vostro sito web. Quindi ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda la creazione di slider. Naturalmente spero che con questo video vi sono tornato di aiuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciatemi come minimo un bel mi piace sotto questo video, così mi aiutate a raggiungere sempre più persone. Ancora, spero naturalmente che il video vi sia tornato di aiuto adesso in futuro. Vi ringrazio naturalmente per aver visto tutto questo video. Naturalmente se questo tipo di video vi piacciono, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale di YouTube e attivate la campanella, così insomma non vi perdete i prossimi video che andrò a caricare sul canale e sono sicuro insomma vi torneranno di aiuto. Detto questo, non mi resta altro che salutarvi e noi naturalmente ci vediamo con il prossimo video tutorial. Ciao e al prossimo video!